Noi ci occupiamo di sottotitolazione per i festival, per degli spot pubblicitari per delle aziende e poi anche per la televisione e per i DVD. Che tipo di sottotitoli fate? Nella famiglia della sottotitolazione esistono essenzialmente dei sottotitoli intralinguistici e interlinguistici. Quelli intralinguistici sono per i non udenti, prevedono una riformulazione scritta di tutto il contenuto sonoro di un audiovisivo e quindi gli aspetti sia verbali che non verbali e paraverbali. Ci occupiamo di sottotitolazione, di sottotitoli preregistrati, nel senso che vengono fatti prima di essere poi sfornati, e quindi sia per i DVD che per i festival che per gli spot pubblicitari per le aziende, mentre non ci occupiamo di sottotitolazione live, che sono quei sottotitoli che vengono fatti pressoché in diretta normalmente per le trasmissioni televisive con un sistema che viene chiamato rispeakeraggio. Poi per quanto riguarda i DVD, ovviamente i sottotitoli possono essere chiusi o aperti. Chiusi sono quelli che sono a scomparsa, cioè sono selezionabili dal menu, e aperti invece sono quelli che rimangono fissi. Ed è sempre la stessa persona che si occupa dello stesso tipo di sottotitoli, quindi c'è una specializzazione molto alta? Sì, normalmente il processo della sottotitolazione viene seguito da un'unica persona, quindi si passa quindi alle fasi di lavoro della sottotitolazione, che prevedono sostanzialmente quattro fasi. La prima è quella della traduzione, si tratta sempre di una traduzione. Poi c'è l'adattamento significa andare a fare in modo che quei sottotitoli possano essere leggibili, e quindi bisogna fare determinati tagli, bisogna sacrificare determinati elementi. E poi c'è la sincronizzazione. La sincronizzazione in buona sostanza sarebbe assegnare un time code ad ogni sottotitolo, e cioè il sottotitolo deve apparire in un determinato momento e sparire in un altro determinato momento. Una volta che i sottotitoli sono quindi preparati, e cioè che sono stati tradotti, adattati e sincronizzati, si ricava un file, e con questo file può essere usato in due modi: o per fare un embedding, e quindi per andare a incrostare, si dice in francese, direttamente i sottotitoli su un supporto audiovisivo, oppure diversamente per i festival internazionali del cinema vengono proiettati in sala in maniera elettronica. E quali sono i fattori invece che questa persona deve per forza tenere in considerazione? Si parla sempre chiaramente di traduzione, ma la cosa più difficile è capire i tagli che vanno effettuati, nel senso che i sottotitoli non sono né un libro né un giornale, appaiono per un lasso di tempo molto breve sullo schermo, e quindi la cosa più importante, appunto la fase più importante, è quella dell'adattamento, perché soprattutto nelle fasi concitate, nei dialoghi molto, molto veloci, per poter usufruire in maniera comoda dei sottotitoli bisogna sacrificare determinati elementi. Solitamente le cose che vengono sacrificate quando c'è da fare un sacrificio sono gli avverbi e gli aggettivi, perché ovviamente molto meno importanti rispetto al soggetto e al verbo. Bisogna cercare di essere il più possibile brevi e concisi, per esempio laddove, come in italiano, esistono dei sinonimi come ma e però, oppure ora e adesso, si finisce spesso e volentieri per scegliere le parole più brevi per risparmiare tempo e spazio sullo schermo. È molto importante è soprattutto il ritmo e la velocità del film, e i sottotitoli devono essere coerenti rispetto a questo. E poi molto ancora un altro elemento essenziale è la punteggiatura, particolarmente in italiano, visto che è una lingua i cui elementi sono molto mobili nella frase, è essenziale usare la punteggiatura in maniera ultra corretta, in particolare la virgola, aspetto che sul quale noi puntiamo molto, anche perché nella lingua di tutti i giorni, scritta particolarmente nei nostri tempi, la punteggiatura è una cosa spesso che viene sacrificata, e a volte una virgola può cambiare veramente il senso stesso di una frase. Un'altra cosa molto importante da tenere in considerazione nei sottotitoli è per esempio l'uso del corsivo, che viene messo solitamente per le voci fuori campo, oppure l'uso del cancelletto quando ci sono delle canzoni, dei dialoghi cantati, come per esempio i film di Bollywood. Che tipo di formazione deve avere un sottotitolatore? Ma guardi, noi ci siamo formati presso la Scuola Interpreti e Traduttori di Trieste, ma non esisteva, almeno ai nostri tempi, una scuola di specializzazione nella sottotitolazione. Adesso
emergendo qui e là dei micro corsi di questo genere qui. Peraltro io stesso faccio dei seminari, tengo dei seminari all'Università di Trieste sulla mia professione, ma non esiste, che io sappia, una scuola specifica, un corso specifico sulla sottotitolazione. Ci sono delle difficoltà che riguardano semplicemente, sono delle difficoltà che si incontrano nel campo della traduzione tout court, veramente la localizzazione, innanzitutto il cultural bound term, cioè dei termini, delle espressioni che possono far ridere per esempio uno spettatore in lingua inglese e che se tradotte alla lettera possono anche provocare l'effetto contrario in un'altra lingua. Molto difficili, come in tutti i campi della traduzione, giochi di parole, molto importante il registro, soprattutto se si parla della lingua inglese con il soggetto you, che chiaramente in italiano può essere tradotto con tu, con voi e anche con lei di cortesia. Se si riesce a rispettare anche un minimo il labiale della lingua originale, questa è una cosa che sarebbe piuttosto importante, per quanto ovviamente il labiale ha molto più importanza nel campo del doppiaggio più che della sottotitolazione. Come le dicevo prima, la cosa importante è sapere quali elementi dover sacrificare, lì dove è possibile tagliare, perché sono magari delle informazioni ridondanti, soprattutto quando magari appaiono due diversi testi che si sovrappongono. Prendiamo per esempio un documentario dove un personaggio sta parlando e in sovrimpressione appare per esempio il suo titolo, non so, dottore, ricercatore, piuttosto che altro. Molto importante è anche la disposizione armonica del testo su due righe, normalmente si lavora su uno o due righe massimo, le quali non possono andare oltre una certa lunghezza, ed è importante mettere il testo in maniera armonica, possibilmente con soggetto, verbo e complemento, in particolare per i non udenti, i quali fanno più fatica a comprendere una frase come è arrivata Maria, dove il soggetto arriva per esempio in fondo, e i quali hanno solitamente una velocità di lettura inferiore rispetto a quella dei normo udenti. Molto importante anche la durata del sottotitolo. Un sottotitolo non può apparire per meno di 1,5 secondi, perché sennò è illeggibile, e non è mai buono farlo apparire per più di 6-7 secondi, perché si finisce per anticipare magari del materiale che ancora non è stato pronunciato dall'attore. E quindi qui è essenziale il discorso dell'accorpamento e della separazione dei sottotitoli. Mi spiego: se per esempio alla fine di un film o a un certo punto del film ci sono due personaggi in cui uno dice all'altro per esempio ti amo, e la risposta, la replica dell'altro personaggio, dell'altro attore è immediata e dice anch'io oppure magari io no, allora questi due sottotitoli possono essere accorpati in uno solo con due lineette davanti al testo pronunciato da ogni attore. Se invece nella replica dell'altro personaggio passano già 2-3 secondi, è un vero peccato accorparli, perché si finisce per anticipare una risposta che ancora deve arrivare magari un paio di secondi dopo, e in qualche modo si va anche a rovinare un po' il gusto della visione del film da parte dello spettatore. Quindi i tempi sono molto molto importanti da questo punto di vista, e in questo essenziale quindi è una buona sincronizzazione e un buon adattamento. Qual è stata la sottotitolatura più difficile che le viene in mente? La più difficile l'abbiamo fatta un paio di anni fa su un film di zombie per un festival internazionale del cinema, sempre nel campo del cinema fantastico e della fantascienza, in cui i personaggi parlavano con la strana lingua parlata a Londra, che è il Cockney, che ha implicato delle difficoltà a livello di traduzione enormi. Per quanto riguarda il resto, il discorso della sincronizzazione e dell'adattamento sono delle problematiche che si riscontrano pressoché in tutti i film, in particolare nei documentari, che solitamente sono costantemente parlati e quindi dove bisogna essere ancora più precisi nel timing e quindi nella scelta del time-in, ovvero il momento in cui il sottotitolo deve apparire, e del time-out, il momento